troviamo nella Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio, a Chioggia, in provincia di Venezia. Oggi vi presentiamo i risultati del progetto Impreco, un Interreg Adrion che riguarda tutta la zona dell'Alto Adriatico e dello Ionio, il cui obiettivo principale è stato quello di valorizzare i servizi ecosistemici offerti dalla riserva. Veneto Agricoltura ha realizzato un'azione pilota nell'ambito del progetto Impreco per valorizzare questi servizi ecosistemici. L'azione pilota consiste in un percorso di land art. Hanno aderito più di 50 artisti ad una open call e ne abbiamo selezionate di opere 11. L'opera rappresenta in scala il nido di un moscardino, che è un mammifero appartenente alla famiglia dei ghiri, un tempo presente nella riserva. Quest'opera si colloca sotto un'enorme quercia, è molto grande, il diametro è di 3 metri ed è fatta con una struttura in ferro e rami di leccio intrecciati. Alla realizzazione di questa prima opera del percorso di Land Art hanno collaborato gli operai della riserva, sia durante le fasi di realizzazione e tutt'oggi durante le varie operazioni di manutenzione delle opere all'interno della riserva. E con quest'opera, insomma, si intende comunicare l'intenzione di reintrodurre questo mammifero all'interno di Bosco Nordio. Sono Patrizia Polese e assieme a Carlo Vidoni abbiamo realizzato l'opera Tessuto Vegetale. Per realizzare questo progetto abbiamo costruito dei telai simili a quelli dei tessitori utilizzando gli alberi e gli elementi circostanti del terreno, strutturando un vero e proprio ordito costituito da corde di colori differenti. Queste corde si estendono tra gli alberi e il terreno, costruendo diverse forme e definendo gli spazi in modo differente. L'ampiezza delle strutture consente ai visitatori del bosco di posizionarsi al loro interno, come in un grembo accogliente e protettivo, adatte al tipo di osservazione che noi proponiamo. È nostro desiderio, infatti, che questa struttura possa diventare parte integrante dell'ambiente, consentendo ai vegetali di potersi inglobare, come a creare proprio le trame di un tessuto. Audio Hub Preview. L'opera che ho realizzato per Bosco Nordio rappresenta la metamorfosi e il passaggio di energie tra gli elementi in un luogo naturale. In questo caso è stato rappresentato una base vegetale che ricorda un albero, degli arbusti, che muta nella parte superiore in un picchio che ricopre un ruolo importante nella rigenerazione degli elementi morti all'interno del bosco, o per noi almeno è un elemento, è un animale simbolico. Così l'opera, così come nel mito di Daphne, dunque racconta di una trasformazione, una continua trasformazione degli elementi. L'opera da me realizzata è volta a celebrare la biodiversità. È il frutto di un processo creativo svolto interamente all'interno della riserva, attraverso un dialogo diretto tra uomo e natura. È una sorta di rituale in cui l'elemento vegetale rivive in forma animale. In questo caso l'animale raffigurato è il totem della riserva, ovvero il tasso. La struttura è stata creata assemblando i rami secchi raccolti a terra, andando a creare una scultura in simbiosi con l'ecosistema, in quanto ha la possibilità di fungere da sostegno, da rifugio o da tana per esemplari locali di fauna e flora. Inoltre, la struttura parteciperà a un percorso ciclico vitale, essendo il materiale organico soggetto alle intemperie, allo scorrere del tempo,
lentamente si sgretolerà, decomponendosi e tornando alla fine alla terra. Cenidi, l'installazione che ho presentato per la prima volta a Bosco Nordio, non sono altro che delle sculture, delle riproduzioni di uova che in natura sono grandi poco più di 6-7 mm e che io porto a grandi dimensioni. Quindi un microcosmo, a quelli che chiamo io mondi invisibili. Ciò che a occhio nudo non potremmo mai vedere se non con una lente di ingrandimento. Queste uova d'insetto diventano una vera e propria scoperta, una Wunderkammer dell'anima, in cui onirico e realtà si fondono insieme. Cervo volante è un'installazione che rappresenta un enorme coleottero colto proprio nell'istante in cui sta spiccando il volo e poggia su una quercia battuta. Questa installazione è di grandi dimensioni, infatti misura 3 metri di lunghezza ed è fatta con materiale di riciclo, quindi ferro, legno, materiale trovato nel bosco come pigne, muschio, ghiande. Questa installazione potrebbe essere la casa ideale per questo insetto, un tempo presente nella riserva naturale di Bosco Nordio e per il quale si auspica un reinserimento. La scultura si affaccia improvvisamente allo spettatore, essendo collocata appunto nel fitto del bosco, e propone un'inversione di ruolo, creando appunto sorpresa e spaesamento, giocando appunto sull'inversione delle proporzioni. La sindone vegetale presente a Bosco Nordio vuole portare in superficie l'impronta di un groviglio di radici che altrimenti resterebbe nascosto sotterraneo e che sarà contemporaneamente vivente nello stesso luogo ma al di sotto, svelando ancora di più la forma latente e interna e portando alla luce la lizzarina che altrimenti non si mostrerebbe così interiormente ai nostri occhi nemmeno con una visione botanica del mondo sotterraneo. Ma sarà poi il tempo il vero fautore, che lavorerà sull'imprimitura della tela prima, sulla costruzione di un'immagine ferma e allo stesso tempo in movimento, e ad operare un disfacimento poi, in questo suo moto costante ed incessante di creazione e di distruzione, finché non tornerà tutto bianco, laddove noi sapremo un giorno esserci stata un'intricata rete di radici, un colore. Pur non vedendola, sapremo che la vita è stata proprio là, dove ora non si vede. Ordito è un pattern di materiali naturali che si scopre lungo il sentiero di Bosco Nordio. L'utilizzo di questi elementi naturali ritrovati nel contesto in una forma artificiale decorativa ricorda come tutti gli ambienti siano in realtà frutto di un'interazione tra l'uomo e la natura. Questa interazione, se è armonica, può essere molto positiva e rafforzare i differenti ambienti e habitat, non tendendo a cristallizzare e indebolire le situazioni che si ritrovano. Anche il pattern stesso è destinato a una lenta trasformazione, verrà probabilmente inglobato nel tempo, nella natura. Questo vuole un po' raccontare come nei confronti della natura dovremmo sempre porci con un'esigenza di bilanciamento e di equilibrio piuttosto che di controllo. Il
mio contributo artistico al percorso di Land Art di Bosco Nordio consiste nella creazione di 3 pannelli in compensato marino sui quali sono state riportate e dipinte a mano le creature caratteristiche e specifiche di questa riserva, sia rispetto alle piante che rispetto agli animali. Nel primo pannello sono rappresentati gli animali all'interno della foresta di Farnia, come il picchio rosso e diversi insetti. Nel secondo sono rappresentate tutte le creature dello stagno, come il pelobate fosco, il tritone e diverse piante acquatiche. Mentre nel terzo sono rappresentate le creature delle dune sabbiose e delle antiche dune fossili presenti all'interno della riserva. Come ad esempio la testuggine, le succiacapre e la formica leone. L'opera che ho realizzato è la riproduzione di un pelobate fosco, un piccolo anfibio che ora vive qui all'interno della riserva grazie a un progetto che lo ha introdotto. Questo piccolo rospo ha trovato le condizioni ideali per la sua sopravvivenza e sembrerebbe che ce ne siano svariati esemplari. Sarà comunque difficile incontrarlo perché vive la maggior parte del suo tempo sottoterra, esce allo scoperto solo per mangiare o per riprodursi. L'installazione è qui da qualche mese e sembra aver trovato anch'essa il suo habitat ideale. I The Noises è un'installazione site-specific che cerca di investigare la relazione tra uomo e natura, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire il lato nascosto del bosco in maniera interattiva. L'idea di base è quella di costruire uno strumento cognitivo artificiale capace di integrarsi con l'ambiente circostante replicandone le forme. L'installazione è composta da un'anima di acciaio ricoperta di materiali naturali intrecciati reperiti sul sito e guida il visitatore verso un inusuale punto di ascolto. In questo punto, attraverso delle cuffie, il visitatore può immergersi in un universo di microsuoni che generalmente sono nascosti alla percezione umana e che vengono captati attraverso un microfono idrofono posto nello stagno. In questo modo possiamo raggiungere il nostro obiettivo di sensibilizzare i visitatori sull'inquinamento acustico, che è uno dei temi centrali della nostra ricerca.